Prima di tutto sono nato a Venezia, quindi nascere a Venezia, primi anni della tua vita, cosa vedi? E io ho visto questo. Ora dirigo una fondazione che fa fundraising e partecipa a dei progetti col Ministero della Cultura, però ho una formazione di restauro. A un certo punto un gruppo di amici fondò questa fondazione che non aveva nome, io suggerì all'epoca, 25 anni fa, chiamatela Venetian Heritage, che è eredità veneziana, quindi vuol dire Venezia, ma anche Venezia, che cos'era Venezia nei secoli. E mi chiesero di prendere in mano la fondazione e siamo qui appunto alla Cadore, uno dei nostri progetti che abbiamo deciso di finanziare completamente, il rinnovamento di un museo di Stato che appartiene a tutti e che aveva bisogno di un restyling serio, perché l'ultimo intervento era della fine degli anni 70. E soprattutto in questo tipo di edifici che hanno normalmente 4, 5 o 600 anni, io trovo che l'ego dell'architetto che lo mette a posto, che lo restaura, deve sparire. Per quel che ritengo io il modo più corretto per fare un update di questi luoghi, come stiamo facendo, però ad esempio il grande sforzo qui alla Cadore fa sparire per esempio gli impianti, perché prima c'erano questi impianti di riscaldamento e condizionamento molto visibili, molto rumorosi, ma anche impattanti a livello estetico. Quindi sì, rimanere sempre un passo indietro, secondo me non entrare in competizione con quello che ha più di 300 anni, mai, perché noi siamo temporanei, ma questo rimane. La cultura va fatta per dare accesso a chi non ce l'ha. Io dico sempre, non è che tutti abbiano la fortuna di avere la mamma e il papà colti a casa che poi ti infarinano, o perché magari non gliene frega niente infarinarti, come nel mio caso, oppure perché magari non hanno avuto la cultura nemmeno loro. E poi se in ogni caso questi posti qui, come la Cadore, appartengono a tutti noi, perché sono musei di Stato e quindi come tali tu devi rendere accessibili spiegando cosa c'è dentro. È una qualità eccelsa che porta poi a un momento anche molto colto, molto elegante della storia veneta, che è appunto quella fine 4, primi 500. E qui ci sono i pezzi migliori di quel periodo a livello di scultura. Però se chiedi chi è Tullio Lombardo, ovviamente lo sanno in pochi, anche se è paragonabile a un primo Michelangelo. Trovo che sia anche un gesto dovuto a Giorgio Franchetti, illuminato mecenate, quale comprò la Cadore a fine 800, che era divisa in 7 proprietà ed era a pezzi. Si vede dai piccoli acquerelli di John Ruskin della metà dell'800. Quindi l'idea che lui la comprò non per fare la propria casa, ma per fare una casa museo è eccezionale. Poi collezionò dei pezzi come appunto San Sebastiano del Mantegna e poi era molto malato e nel 1916 regalò la casa e i contenuti, quindi la sua collezione, allo Stato italiano. Trovo che bisogna sempre celebrare le persone generose, che in Italia si fa poco. Gli interventi che abbiamo finanziato come fondazione sono tanti, sono 25 anni di attività. Diciamo che gli ultimi anni siamo diventati più completi, perché come nel caso appunto della Cadore o di Palazzo Grimani sono realtà museali esistenti, sono musei del Ministero della Cultura, quindi musei statali, e stiamo finanziando appunto tutto quello che normalmente anche dei finanziatori o sponsor commerciali, che noi non siamo, perché siamo una no profit, però normalmente è difficile trovare un finanziamento per i tubi, l'elettricità, il sistema illuminotecnico. Invece noi abbiamo deciso di fare tutto, dalle finestre ai vetri piombati, l'abbiamo adottata in toto, in tutti i sensi. Ed è bello che per la prima volta, tra l'altro, la maggior parte dei sostenitori di questo progetto sono italiani. Finalmente nel nostro paese le persone hanno iniziato a avere un altro tipo di sensibilità per questo tipo di interventi e anche di una loro generosità. Per noi non è solo salvaguardia, restauro del nostro patrimonio, ma è anche tenere la città viva. Ci credo al futuro di Venezia, altrimenti non farei questo lavoro. C'è sempre quella mia teoria che vale non solo per l'architettura ma anche per i restauri conservativi, cioè non sei lì per interferire con l'opera ma sei lì per salvaguardarla, cioè io non ci ho mai messo la firma sul mio restauro, anche perché c'hai davanti, quando restauri una tomba dove ci ha lavorato Tullio Lombardo, che fai? Cioè ti metti lì, sei in genoflesso lì davanti, poi ti viene la depressione quando i lavori finiscono e tirano giù le impalcature, lì è una tragedia, è come la depressione post parto. Ha 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 ha.
perché tu stai anche 2 anni in un monumento tutti i giorni, vai su per le scalette e stai come sono seduto così, ma davanti lì metti le gambine fuori in impalcatura e stai lì a tocchignare, a pulire, a consolidare. Certe volte vai avanti a 10 cm al giorno perché dipende dai trattamenti che il marmo aveva ricevuto. Quindi è una cosa molto lenta, di grande pazienza, ma che ti dà modo veramente di conoscere chi l'ha eseguita, quella scultura. Poi dopo un po' li riconosci anche se è lui, non è lui, è suo cugino, è l'assistente. Dopo li percepisci questi, soprattutto quando erano grandi lavori. No, sono cose indescrivibili, meravigliose. Poi quando il ponteggio va giù, dici adesso non li vedo più, non li vedrò mai più. E quindi li vedi, spesso sono alti, capito? Quindi vedi i tuoi bambini che sono stati con te per 1 anno e mezzo, 2, e poi sai che quel giorno non li vedrai più. Io devo dire che vado spesso a chiese anche adesso, dopo 20 anni, 25 anni, no, di più ormai, però vado a vedermeli come stanno, se sono impolverati, chiamo il prete, gli dico, cioè, seguo i miei pazienti, non li abbandono.